preziosi si traducono subito in 3 punti. Un punto invece per la Roma, bloccata a sorpresa in casa sullo 0-0 dal Cesena, che non sfigura affatto al ritorno in Serie A dopo quasi 20 anni, tenuta a galla anche da un super Antonioli. Chi si aspettava una passeggiata di salute evidentemente non conosceva il Cesena, squadra che corre di brutto e che difende anche meglio, in prima divisione in Serie B, miglior difesa del campionato. La Roma con Adriano in tribuna e Burdisso Junior in panchina è la stessa che ha sfiorato lo scudetto 3 mesi fa. Il Cesena invece è cambiato parecchio, soprattutto in difesa, ma non ne risente, anche se l'impatto con la Serie A ritrovata è abbastanza impetuoso. Infatti dopo nemmeno 2 minuti Ceccarelli, segnatevi questo nome, deve salvare 2 volte, prima sul cross di Cassetti e poi su Menez. Altro pericolo al quarto, quando Vucinic gira di testa l'invito verticale di De Rossi. Il Cesena prende confidenza all'ottavo, con la difesa della Roma che appare fin troppo morbida. Non ha ancora capito che le frecce bianconere corrono e possono far male. Totti regala la prima magia attorno al 10º. Vucinic chiude gli occhi e sparacchia il sinistro. Nel Cesena si aiutano tutti e Schelotto copre tutta la fascia, intervenendo se necessario e con qualche rischio anche in area, come al 19º su Riise. Ma quando riparte la squadra di Ficcadenti fa paura, grazie soprattutto alla velocità di Giaccherini, altro nome da annotare per chi non lo conoscesse. Nagatomo, dal Giappone con furore, ha corsa e lucidità. Precisione quella ancora no, ma sono brividi all'Olimpico. La Roma rallenta ma torna in pressione alla mezz'ora. De Rossi lamenta una trattenuta di Pellegrino sul cross di Cassetti deviato da Perrotta. Poi giocata sontuosa di Vucinic per l'inserimento dello stesso Perrotta, il solito Ceccarelli, a stoppare la conclusione. E al minuto 35 la migliore occasione per la Roma del primo tempo. Antonioli è strepitoso su De Rossi, peraltro in fuorigioco non visto. I giallorossi arrivano a orde nell'area del Cesena, che però in contropiede fa paura e non poco. Giaccherini dimostra di non essere solo un podista. Peccato che Bogdani ribadisca per quale motivo abbia segnato appena 7 gol negli ultimi 4 anni. Il primo tempo si chiude sull'improvviso destro di Totti che sorprende Antonioli, ma la rete si gonfia dalla parte sbagliata. Si ricomincia e Vucinic cerca di scappare a sinistra, Pellegrino lo contiene. Devono passare 10 minuti prima che la Roma riesca a costruire la prima vera occasione, sprecata dall'eccessiva fretta di Mexès davanti ad Antonioli. Ma ad ogni azione della Roma corrisponde una reazione del Cesena. Dopo un gomito troppo alto di Schelotto su Riise, sarebbe da rosso, Giaccherini di tacco avvia l'azione che porta alla conclusione Schelotto. Si va avanti così, pugno da una parte e pugno dall'altra. E via. Di qua destro secco di Menez, colpito in modo fin troppo pulito. Di là destro di Schelotto tra le braccia di Julio Sergio. Poi però la Roma va in combinazione prolungata e al Cesena serve l'Antonioli che in questo stadio ha vinto uno scudetto. Guardate la parata su Vucinic, ci credete che ha 41 anni? E sull'angolo seguente, dove non arriva il portierone, c'è il polpaccio imprevisto di Ceccarelli sul sinistro di Riise, che sarebbe gol fatto. E invece no. Ranieri, che ha già inserito Taddei per Vucinic, inserisce Brighi per De Rossi e poi il tutto per tutto con Okaka per Perrotta. Il Cesena corre ancora, ma non è più rapidissimo. E allora Totti può trovare quel mezzo secondo in più per liberare il tiro. Ma ancora una volta c'è Super Antonioli, che non si fa ingannare nemmeno dagli svolazzi del pallone. Il Cesena ha ancora un sussulto ed è uno spavento bello grosso quello che procura Bogdani anticipando Julio Sergio. Sospiro di sollievo e 20 secondi dopo ancora Roma, ancora Totti. Stavolta il colpo di testa supera Antonioli, sì, ma a terra sullo sponsor. Finale d'assalto con Juan da centravanti aggiunto. Quasi che la Roma pensasse di giocare ancora la coda del campionato scorso. Ma sull'ultima occasione di Brighi c'è sempre il solito monumentale Antonioli. È lui l'eroe della serata. E allora è finita 0-0 l'Olimpico tra Roma e Cesena. Allora andiamo subito a sentire le interviste post partite realizzate dal corrispondente Marco Terrenato. Sapevamo che era difficile, Cesena avrebbe messo sul campo entusiasmo e voglia di fare, corsa, come è stato poi.
troppo così. Poi già messo Antonioli, ci ha messo il suo, quindi prendiamo questo punto come un mezzo passo falso, però insomma guardiamo avanti fiduciosi. Noi ancora non stiamo magari benissimo, quindi un po' di condizione ci manca. Loro hanno dimostrato insomma che c'è, hanno giocatori che meritano la categoria, hanno voglia di far bene, sono messi bene in campo, quindi complimenti a loro per questo punto, insomma. Non canto più. Sappiamo che quando giochiamo contro queste squadre che si chiudono, è importante fare un gol subito. Abbiamo provato, ma non siamo riusciti a fare. È mancato solo gol. Vi aspettavate di iniziare così bene in Serie A? No, noi sì, però ci sono pure un po' di tifosi e giornalisti lì che non aspettavano che Cesena faceva così bene. Però noi siamo convinti perché abbiamo corso tanto pure in ritiro e speriamo di fare un campionato per salvarci il più presto possibile. E credo che appunto il risultato sia arrivato per una prestazione di alto livello contro, ripeto, la Roma che chiaramente in diverse situazioni ha creato pericolo, ma credo che sia stato anche il Cesena molto pericoloso in almeno 4-5 circostanze dove probabilmente potevamo andare in vantaggio. Chiudiamo quindi, Federico, con la pagina del calcio.